Presidente, sì, anche il suo tecnico non ho nulla da aggiungere, anche se ne fosse l'argomento umanistico su cui più abbiamo dissertato durante le commissioni, consigli, nonché le sue pratiche dei giornali. C'è davvero un dato politico, siamo alle volte finali e io auguro che questo provvedimento finalmente passi perché ha un successo umanistico profondo. C'è stato un dibattito acceso, ci sono stati scontri sempre da parte, veramente sempre, quasi sempre civili, ed è normale che sia così. È normale che sia così perché non è stato un piccolo intervento, l'intervento era molto nuovo al centro di Busto, allora per realizzare la prima normale che nel corso ci sia stata una prima raccolta, che siamo appunto che alcuni giustamente hanno posto nel referendum, in qualche modo l'ho sfruttato, però perché non è stato un piccolo. È un intervento che ha un senso profondo per il centro cittadino e per il cuore della città. Lui l'ha diventato più volte. Questo intervento, per paradosso, può essere un intervento innovativo, in realtà vi porterà a piazza di Tracuri, che è quello che ci chiamo, prendiamoci in giro, vi porterà alla piazza ferrovie, cioè di cambiare il cuore della città, cambierà la piazza dei Corti Mariani. La realtà, secondo me, è proprio questo. Vedete il progetto, andiamo poi di tutte le discussioni fatte, la realtà che dovrà essere un giorno di guerra, dovrà essere un luogo di incontro, dovrà essere un luogo che non è più un parcheggio, ma è veramente un cuore pulsante, rapportato alle altre importanti piazze cittadine. È normale che questo intervento abbia suscitato un fatto, complessità, discussioni e quant'altro. Siamo comunque alle volte finali, spero che si concluda e che si mettano da parte magari altri rapporti e si continuano a guardare anche le positività, continuano a imporre anche il campo. Grazie.